alla scoperta dei candidati al Consiglio regionale pugliese. Siamo con l'avvocatessa Patrizia Boccuni, che è candidata alla regione con la Lega. Parliamo della circoscrizione di Taranto. E allora intanto presentiamo il candidato. Si presenti, dove è nata, l'attività che svolge e così via. Sono Patrizia Boccuni, sono un avvocato, sono nata a Taranto, ho vissuto a Taranto tranne una breve parentesi di 4 anni, il tempo dell'università a Bologna. Mi sono laureata a Bologna, come tanti ragazzi purtroppo sono costretti a fare, andare a studiare e a lavorare fuori. E ho vissuto sempre a Taranto, mi occupo di penale, prevalentemente penale carcerario. Esco dallo studio dell'amico collega avvocato Gaetano Vitale, un noto penalista tarantino. Sono stata accanto a lui per quasi 7 anni, poi ho deciso, è fisiologico farlo, ho deciso di aprire lo studio autonomamente, pur continuando una meravigliosa collaborazione col mio dominus, che, come vi dicevo, l'avvocato Vitale. Com'è nata questa volontà, questo desiderio di intraprendere il percorso politico candidandosi alla regione? È la prima volta? Assolutamente sì, la mia primissima esperienza politica, in realtà appassionata di politica un po' da sempre, però come esperienza in prima linea è la prima volta. Prima volta che decido tra l'altro di affacciarmi e aderire alla Lega, proprio perché credo, in base a quello che sono anche gli aspetti miei caratteriali, che la Lega sia proprio il partito che incardina di più il mio modo di essere e di vivere. Io condivido il programma della Lega, condivido gli obiettivi di Matteo Salvini, mi piace proprio la persona di Matteo Salvini e quindi non c'era partito migliore dove provare a dare il mio contributo professionale, non diciamo.